Ciao tesoro. Ciao. Raimondo? Aspetta. Che c'è? Ti leggo l'oroscopo. Ma no, dai, l'oroscopo, lo sai che non ci credo. Non ci ho mai creduto all'oroscopo. E fai male, perché è dimostrato scientificamente come il potere degli astri influisca sulla nostra vita. Ma come può influire l'astro sulla nostra vita? È ridicolo. Ma non è ridicolo affatto. Senti cosa dice di me, scusa. Settimana molto favorevole. Salute ottima. Conferma di un grande amore. Non è il mio. Non è importante. Il mio è più piccolo. Avrò molto denaro. Non da me. Ciao. Dai. Cosa dai? Aspetta che ti leggo il tuo. Il mio? Ma sì. Se ti ho detto che non ci credo, lo so. Ma come te lo devo dire? Non ci credo. Ho capito, ma fammi il piacere. Tu cosa sei? Come cosa sono? Sì, di che segno sei? Io toro, l'ho detto mille volte. Toro? Sì, perché? Ma comunque. Toro. Ecco qui. Partirai per un lungo viaggio. Senz'altro. Ma perché non ci deve credere? Scusa, è scritto qui? Partirai per un lungo viaggio. E invece partirò per un viaggio molto breve, perché devo portare questo copione a un produttore che sta qui a 100 metri. Salutami l'oroscopo. Pronto? Sì? Sì, sono io. Cosa? Un incidente? Come? Ma non è possibile! Caro Raimondo, ci hai lasciati. Sei partito per un lungo viaggio. Esattamente quello che diceva l'oroscopo. Tu partirai per un lungo viaggio, ma lui testardo all'oroscopo non ci ha voluto credere. Mi fa una rabbia che adesso non lo senta,